Alba Rohrwacher, la madrina di questo festival del cinema di Como, come nasce la tua presenza qui e cosa ne pensi di questa iniziativa? Beh, la mia presenza qua nasce perché mi hanno chiesto di venire e mi faceva piacere parlare del film La solitudine dei numeri primi e me l'ha chiesto Paolo e sono felice, sono arrivata oggi, eccomi. Ecco, quanto è importante per una piccola città come Como, che non è certo famosa per il campo cinematografico, più famosa per altre questioni, per il paesaggio, eccetera, quanto è importante un'iniziativa di questo genere? Beh, a me sembra molto, anche se oggi ci siamo spaventati perché ci hanno detto che questa è l'unica sala cinematografica che c'è qui. Quindi speriamo che da questa iniziativa magari si rendano conto che è necessario aprirne altre, riaprirle. Un altro ospite, Saverio Costanzo, uno degli ospiti di questa rassegna, regista. Per lei cosa rappresenta questo festival? Non lo so, è la prima volta che vengo. Io non sono contento di aver conosciuto Paolo, sono appena arrivato. Comunque anche per una piccola città come Como sono vetrine importanti queste. Sì, sì, più i film si fanno vedere meglio è. Ecco, c'è un problema a Como, come ha anticipato Alba, che è quella della presenza dei cinema. Questa è l'unica sala cittadina, mentre soltanto in periferia c'è qualche multisala che ovviamente fanno programmazione che non è spesso di qualità, ma puntano molto sui blockbuster. Dove stiamo andando? Qual è la direzione che sta prendendo il mercato cinematografico? Ma dove siamo andati? Italiano, ovviamente. Italiano, no? Ma chiudono ovunque le sale, non lo so. Me lo chiedo tutti i giorni anch'io, ma non ho. Ma è un problema del cinema italiano che non sa offrire troppi magari prodotti di qualità? È un problema degli imprenditori, un problema del pubblico? Ma mi chiede delle cose molto precise a cui io non so rispondere. Il cinema italiano va benissimo in realtà adesso, sono commedie quelle che vanno bene, ma diciamo che non è mai andato così bene negli ultimi 30 anni il cinema italiano, dunque non è di ottima qualità, non esce dai confini nazionali, dunque è un disastro per il cinema di un certo tipo, è il cinema di un certo tipo che deve chiedersi, è un po' una catena di cose, io sarebbe un discorso molto lungo. Ma secondo lei ci sono le premesse per un futuro più roseo, insomma? No, io non le vedo. È una serata importante. Molto, molto. Adesso ho visto che la sala è al completo. È importante veramente per la città, perché è per il territorio. La Camera di Commercio, l'amministrazione provinciale, assessorato alla cultura hanno creduto in questo evento e noi stiamo cercando di fare di tutto e di più perché rappresenti quello che ognuno di noi auspica, cioè finalmente un'occasione per ritrovarsi insieme a vedere cose belle. Che cosa c'è di più bello nella vita? Questa è la prima serata di una rassegna che durerà una settimana, una rassegna intensa, abbiamo una programmazione fitta. Cosa ci aspettiamo allora per questa settimana? Beh, innanzitutto partiamo da questa sera e direi che il nostro intendimento è stato proprio quello di partire con un film eccezionale, nel senso che non ci accontentiamo. È un film eccezionale sotto tanti aspetti e uno di questi è anche che è un film che ha almeno una parte di produzione italiana. Durante la settimana non mancheranno altri appuntamenti di assoluto valore, e a cominciare da domani, dove avremo addirittura due anteprime nazionali, I Malavoglia di Scimeca e Il primo incarico di Cecere. Avremo la presenza anche di Isabella Aragonese, che è una persona che ho conquistato il pubblico l'anno scorso e è voluta tornare proprio per presentare I Comaschi in anteprima, la sua ultima fatica. Questa è una rassegna ma è anche un concorso, alla fine ci saranno dei premiati, così? Alle 18 ogni giorno avremo un film che non ha ancora avuto una distribuzione in Italia e il premio sarà proprio una distribuzione nazionale.